diventa facile. Prova Antonio, vedi, già Andrea non lo voleva già fare, vedi, già si era messo in una posizione di... Andrea, perfetto, bravissimo, perché fanno quello che fa lui, è giusto. Cioè, hai capito che fa? Cioè, lui sta lì e cerca di dire, oh, intanto non lo so fare, perché poi gli altri ragazzi lo guardano. Perché dicono, fregato, io lo faccio e lui non lo fa. Poi andiamo in pedana e Andrea deve insomma a tutti, per dire. Però capito com'è? Allora lui cerca di stare lì, voi fate gli esercizi e lui ci guarda. Ed è la stessa cosa che succede con i giovani. Allora noi dobbiamo stare lì piano piano e gli dobbiamo dire, sai che devi fare? Piega le ginocchia, prendite la punta delle dita, bravo. E piano piano ogni giorno cerca di guadagnare, guarda Andrea, ma piano piano cerca di guadagnare qualche grado, fino a quando tu vedrai che piano piano, facendo questo giochino non riesce ad estenderlo tutto. E glielo diamo. Poi Andrea, siccome è un ragazzo intelligente, questa cosa qui non la fa davanti a tutti perché sa che è deficitario, ma poi si mette a casa da solo, se uno che vuole arrivare, e ci prova, e ci prova, e ci prova, fino a quando poi, siccome sappiamo che questi muscoli, se ci si lavora, si riesce ad estenderli, non arriverà a fare questo. Certo, noi non possiamo pretendere che fa questo, ma possiamo pretendere questo, che arrivi a toccare la punta delle dita. Ci siamo ragazzi? E adesso non vi voglio far perdere tempo con tutti gli esercizi a terra, che sono esercizi che conoscete, ma che i ragazzi devono fare. I lavori di scarichi per la schiena, i ragazzi li devono fare, i ragazzi si devono mettere qui e devono stare tranquillamente a fare queste esercitazioni, a fare queste esercitazioni, staccando 3-4 cm il piede da terra, a fare queste esercitazioni per i glutei, la parte bassa. Questi esercizi, ragazzi, li devono fare, a fare queste esercitazioni. Angolo a 90 gradi al contrario, punte verso il basso, spingere i talloni verso l'alto per allungare gli hamstring in condizione di antigravitazionale. Capito? Sono tutti esercizi che i nostri devono fare. E all'inizio li devono fare con noi che li guidiamo, perché dobbiamo fargli fare le esercitazioni in modo corretto. Fatto questo, io ieri vi ho parlato di anche attive, giusto? Vi ho detto che il bacino deve essere attivo, vi ho parlato di passo pelvico. Bene, adesso andiamo a fare un lavoro che molti di voi avranno fatto, ma che molti di voi non avranno mai fatto, e faremo in modo corretto. Andiamo via agli ostacoli.